Questo orecchio a me nel 2004 mi ha cambiato la vita, perché ho scoperto, altrimenti non, probabilmente neanche stavamo qui adesso, ho scoperto una filastrocca di Gianni Rodari, un signore maturo con un orecchio acerbo che diceva delle cose veramente incredibili. Le ho fatte un po' conoscere anch'io e adesso l'Università di Genova ha decretato che quello che sentirete è un vero e proprio manifesto ecologico e pacifista. C'è stata una tesi di laurea su questo orecchio verde, sul pacifismo, sull'ecologia e anche sul Parco dei Monti Lucretili. Tra l'altro ho il piacere di dirvi che qui tra voi, che alcuni di voi li conosco da 40 anni, alcuni da meno, ma c'è anche la direttrice del Parco dei Monti Lucretili, Laura Rinaldi, con il suo compagno, che vi facciamo un applauso, perché veramente le aree protette sono proprio importanti, ed è importante che ci sia qualcuno degno che le dirigia, se poi è una donna ancora meglio, perché dovremmo veramente cambiare il mondo e ripartire forse da un'altra concezione, insomma, della vita anche molto molto al femminile. Quindi se una donna capita per miracolo a dirigere un parco, sembra proprio un segno del destino. Quindi, e Laura veramente si merita tutto il mio apprezzamento e tutto il mio impegno per lei. E quindi questo concerto è anche dedicato al Parco dei Monti Lucretili e alla sua direttrice. E allora, quella che è il titolo originale è Un signore maturo con un orecchio acerbo. Però Peppe! È arrivato Peppe! È arrivato Peppe da Potenza, il mio bellissimo compagno di studi dell'università. Ovviamente sei arrivato da Potenza, ci ha messo un bel po', contento. E allora, il titolo originale è Un signore maturo con orecchio acerbo, ma per noi, per tutti i bambini e le bambine del parco, è La canzone dell'orecchio verde.
magari mi scuso se non nominerò qualcuno, comunque c'è un'altra persona speciale in sala che è Sandro Giannetti, grandissimo produttore d'olio biologico del Parco dei Monti Lucredi. Tutto quello che mangerete, dal pane olio, il riso, qualsiasi cosa abbia avuto bisogno dell'olio, l'olio è il suo, diciamo, è il nostro sponsor che ci ha donato il suo olio. E Sandro ci ha anche creato il comitato per l'acqua della zona di questa parte della Sabina, e quindi è grazie anche a lui, al suo impegno, che il referendum per l'acqua pubblica è stato vinto. E noi a suo tempo abbiamo fatto pure un videoclip su una marcia dell'acqua che lui organizzò alle bellissime sorgenti di Montorio Romano, che erano e sono ancora acqua pubblica, quella che esce dai rubinetti a Morigone, a Porombara, a Montorio, è un'acqua di tutti. E questo videoclip lo potete vedere anche, la marcia, su YouTube, ma potete sentire la canzone adesso, che, come giusto appunto, visto che si tratta di un argomento così importante, si chiama Il senso della vita. Thank you.
signori di un po'. Gianni Rodari, sono le ultime quattro canzoni, resistete un po', tanto la pizza tra poco è pronta. Rodari, come al solito, ha affrontato, almeno io ho cercato le sue filastrocche più singolari, ha affrontato un po' tutti i temi. Da quando ho trovato questa ci sono stati tanti disastri naturali in Italia, terremoto dell'Aquila, altre inondazioni, case che crollavano, di tutto è successo. E Rodari purtroppo già negli anni 60 aveva affrontato questo problema di come si costruisce in Italia e come a volte certe catastrofi non sono assolutamente naturali. Questo io, Peppe e Francesco lo scoprimmo a geologia all'inizio degli anni 70. È un bellissimo libro che si chiama Le catastrofi naturali sono prevedibili. E allora, questa è Ladro di R. C'è chi dà la colpa alle piene di primavera, al peso di un grassone che viaggiava in autocorriera. Io non mi meraviglio che il ponte sia crollato, perché l'avevano fatto il cemento amato. Armato si intende, ma la R c'è sempre qualcuno che se la prende. Il cemento senza R oppure con l'R moscia fa il filone del boluccio e l'arcata troppo floscia.
canzoni. Adesso mi farebbe piacere se qualcuno volesse ballare, ne avrete anche magari voglia di sgranchirvi le gambe, comunque forse queste sono anche le canzoni adatte. Fate voi. Allora, qui siamo un'altra amica di Gianni Rodari, un'allieva. Questa è Eleonora Bellini, del Nord, una cara amica ormai nostra, cantiamo sempre lei e poi raccontiamo sempre tutti gli spettacoli che abbiamo fatto. Questa si chiama Ninna Nanna per una pecorella. È una ninna nanna, ma non vi addormenterete. Anche i bambini del parco l'hanno molto gradita, proprio perché non si dormiva, ma anzi ci si scatenava. Immaginate 50-100 bambini scatenati in una ninna nanna. Magari poi la notte dormivano pure meglio. E allora, Ninna Nanna per una pecorella.
sbagliata. Occhi di lupo, le quattro fiammelle, a pagina 11, chiara di stelle, a pagina 12, ritorna bianca. La pecorella non è più stanca, chiudete il libro, ma fate pianino, chiudete gli occhi, il sonno è vicino, tra zampe di lupo, guarda una stella, il lupo bambino, la pecorella, chiudete il libro, ma fate pianino, chiudete gli occhi, il sonno è vicino, tra zampe di lupo, guarda una stella, il lupo bambino, la pecorella, chiudete il libro, ma fate pianino. Chiudete gli occhi, il sole vicino, chiudete gli occhi, il sole vicino, chiudete gli occhi, il sole vicino, chiudete gli occhi. Pensate che io a questa età non sia previdente, in casa, in sala c'è un mio carissimo collega Gianni che è un cardiologo. Bisogna pensare a tutto, ho pensato. Ho pensato a Maria Grazia, la mia cara mia compagna che cucina benissimo, ho pensato anche a qualsiasi eventualità. È pronto a intervenire. Mica devo dire il mente dell'altro. È dovuto spostare. Comunque, il mio compleanno in effetti è stato il 14 gennaio. Però, dato che quando ero piccolo mi hanno insegnato, me l'hanno proprio inculcato, è stato un vero e proprio imprinting, no? Che a 60 anni ci arrivavano solo i pensionati e poi erano, diventavano derelitti, reietti della società, non contavano più niente, la morte civile. Io sono andato avanti per tanti anni pensando a questo e devo dire che in effetti essere arrivato a 60 anni mi ha fatto prendere un colpo, perché mi sento adesso un po', non so più chi sono, insomma, avendo questo reminiscenza molto forte, insomma, come un sapore di qualcosa che non riesco per fortuna a assaggiare in quel modo. Per cui ho detto meglio non fare il compleanno, la festa proprio a gennaio, vediamo che succede, non si sa mai, facciamo passare un po' di tempo, sennò magari faccio una festa e poi il giorno dopo veramente mi trovo proprio un reietto della società. Per fortuna almeno questo primo mese non è andata così, mi sento ancora in forze, forse grazie appunto alla cucina vegana, ma ne grazie, vi invito tutti, ovviamente trovo adesso con i bagnini di tutto, però dopo un mese posso dire che insomma ce la faccio. Siamo pronti? Bene, allora vediamo se riesco a resistere, questa è una specie di prova estrema, le ultime due canzoni, sempre di Gianni Rodari, finiamo con un'altra canzone di quelle che, con cui Rodari voleva far pensare, riflettere e divertire, addirittura degli anni 60, la data non me la ricordo bene, comunque La torta in cielo. Vai la, vai la! Vai la,
prima una nuvola si fermerà su una piazza, le daremo un'occhiatina curiosa dalla terrazza, ma quando scenderà come una dolce cometa, ce ne sarà per tutti da fare festa completa. E chi non dirà buona, certo dirà squisita, poi si verrà a sapere e la cosa sarà più comica, che qualcuno spero provata a buttare una bomba atomica. Siamo l'unico gruppo al mondo che poi ve lo potete anche assaggiare, quindi state attenti a queste parole che sono magiche, perché io le canto e poi si creerà, spero, perché Maria Grazia ci ha lavorato tutto il giorno, si creerà qualcosa di eccezionale che tutti toccherete con la lingua, il palato. Chi è che si deve portare i gastroprotettori? Il cardiologo è pazzo. E quindi la canzone che dà il titolo al gruppo e che dà la gioia a noi di suonare insieme e di vivere, spero anche a tutti voi, l'insalata sbagliata. Sembra un bel ristorante, lo dirò al cameriere.
perché sono fuori stagione. Nel frattempo le pizze sono arrivate. Mangiate, non pensatevi, poi passate da Francesco.